La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche e realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it. 4 giovani di etnia nordafricana si sono impossessati, oggi attorno alle ore 13.30, di un pattino a remi in dotazione ai bagnini lungo il litorale di Sottomarina, all'altezza della torretta 21 che presta servizio ai bagni lungomare. Tornati dalla pausa per il pranzo, gli assistenti ai bagnanti, in forza della società Alto Adriatico, hanno contattato la Polizia di Stato e i Carabinieri. I 4 erano già al largo con il pattino e stavano facendo il bagno. Prontamente uno degli assistenti, Gianni Luppi, li ha raggiunti per riportarli a riva. Dopo alcune resistenze, il ragazzo più giovane tra quelli coinvolti dalla bravata si è consegnato alle forze dell'ordine, seguito anche dagli altri. I 4 sono poi stati identificati al di là dei canapi che delimitano gli stabilimenti. In disturbo. Niente, così volevamo sapere da dove viene, come mai è venuto qui a Sottomarina, come mai l'uso della macchina elettrica? Beh, io vengo da Sant'Angelo, Piero di Sacco, uso la macchina elettrica perché mi consente di risparmiare soprattutto se viaggio in locale, diciamo, in zona urbana. Sono qui a Chioggia per una breve, diciamo, un colpo di spiaggia, esatto, un colpo di spiaggia, dai. Di spiaggia, ma lei veniva già a Sottomarina, immagino. Sì, venivo già a Sottomarina. E come ha saputo della colonnina? Beh, la colonnina c'è una rete di, che in qualche modo rintracci via app. Sì. E quindi ho localizzato questa di questo parcheggio e quindi sono venuto direttamente qui, insomma, per bene, poterlo utilizzare. Grazie mille e buona permanenza. Grazie. A distanza di qualche giorno dai fatti avvenuti in via della Fossetta, l'assessore alle politiche sociali del comune di Chioggia, Angelo Boscolo Bariga, interviene per sottoporre all'attenzione della città alcune riflessioni personali. Le scuse di Diego De Antoni sono doverose, esordisce l'assessore, anche se va detto che quanto accaduto avrebbe potuto succedere in qualsiasi periferia d'Italia. Gli elementi che l'assessore Bariga sottolinea sono un ribellismo generico che serpeggia dalle aggressioni ai medici e agli insegnanti, passando per i politici che tolgono le mascherine e la contestano. Inoltre c'è una componente xenofoba, assorbita maggiormente da chi ha gracilità culturale. Le forze politiche, continua Bariga, dovrebbero fare in modo che accettazione e integrazione dipendano dai fatti e non dai pregiudizi, perché le persone si giudicano dalle proprie azioni e dividere in buoni e cattivi prescinde dal colore della pelle e dalla provenienza. L'assessore è al corrente della situazione sociale della famiglia De Antoni. Pagherà per quello che ha fatto, secondo il percorso previsto dalla legge dopo la condanna. Ma ora bisogna abbassare i riflettori, anche per non indurre intenzioni autolesionistiche. Non abbiamo bisogno di altre persone da sacrificare. Bariga tira un po' le orecchie anche al dottor Iontù, il medico, suo collega, che ha deciso di non lavorare più in questa città. Compie un errore clamoroso, dice l'assessore, perché la cittadinanza si è giustamente schierata tutta con lui. So che incontrerà il sindaco, spero accetti l'invito a trascorrere qualche giorno di vacanza qui. Nel prevedibile clamore nazionale prodotto dagli avvenimenti, inopportuno coinvolgere l'intera città. Il titolare della delega sociale cita alcuni esempi di integrazione positiva, che definisce eccezionali e chiede escano alla ribalta nei media con la medesima efficacia, dal caso dei vivai Bacchetto che hanno aumentato il proprio fatturato grazie al lavoro di 50 giovani stranieri, all'associazione Penny Wharton che insegna l'italiano anche alle badanti,
quale chiave d'accesso alla socialità. C'è bisogno di forza lavoro dell'agricoltura all'edilizia, afferma Angelo Bariga, ma anche di medici. Per fortuna i bambini sono immuni dalla xenofobia, che quando si insinua compie disastri. Quanto a Diego De Antoni, Chioggia Azzurra lancia un appello a sostenere economicamente la sua famiglia, anche per la paura di perdere il posto di lavoro quale operaio in un'industria plastica del territorio. Il tramite per le offerte d'aiuto è Don Mario Pinton, che seguendo il principio evangelico del porgere l'altra guancia, si è reso disponibile. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Questa sera, a Roma e in altre località del continente, iniziano i campionati europei di calcio. Oltre all'appartenenza e al bel gioco, Chioggia ha un motivo in più per tifare la nazionale italiana: la presenza nello staff azzurro di Marco Scarpa. 49 anni, già attaccante nel Cittadella e nell'Union, con brevi esperienze nelle due panchine, Scarpa è al servizio dei commissari tecnici dal 2012. Ha attraversato le gestioni Prandelli, Conte, Ventura e ora Mancini, prima come osservatore delle compagini avversarie, da ottobre anche quale match analyst che prepara i video e tutte le informazioni utili al selezionatore per effettuare le proprie valutazioni. Dal ritiro nella capitale, prima della partita iniziale contro la Turchia, Scarpa ha risposto positivamente all'invito al dialogo di Chioggia Azzurra, raccontando la sua missione e l'orgoglio che porta nell'essere arrivato da Chioggiotto a tali livelli di professionalità sportiva. Più che mai quindi, forza Azzurri e forza Marco Scarpa. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della pescheria CAM sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico ed importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria CAM, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Domani, sabato 12 giugno, a partire dalle ore 10.30 lungo la fondamenta delle Zattere a Venezia, avrà la manifestazione nazionale della pesca promossa dal coordinamento dei pescatori all'interno dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. Il settore ittico nazionale e veneto si è sollevato in prospettiva della riduzione dello sforzo di pesca prevista per il futuro imminente dalla Commissione europea tra il 10% e il 30% per la pesca a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale e nell'Adriatico. È prevista una pacifica invasione del capoluogo lagunare da parte dei pescherecci di numerose marinerie, con in prima fila quella di Chioggia, la quale già a dicembre aveva fatto risuonare le sirene dei propri pescherecci per contrastare uno scenario che si prevede tragico per l'economia del mare. Emanuele Mazzaro, amministratore di SST e direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, giungerà a Venezia a bordo di un peschereccio assieme ai principali rappresentanti delle istituzioni e del distretto ittico del Veneto. Lo scenario che abbiamo di fronte è molto grave, commenta Mazzaro. La pesca italiana rischia concretamente di subire un colpo mortale, in grado di far collassare attività che fino ad oggi sono state l'emblema stesso di un territorio, sopra il quale si è investito sempre poco. L'intero settore ittico è in agitazione e prevede una grande mobilitazione a Venezia, ma anche a Mazara del Vallo e in tutte le altre banchine dei porti italiani dove i pescatori sono stati e sono le sentinelle del mare, i custodi dell'Adriatico come li abbiamo definiti a Chioggia. I pescherecci chioggiotti partiranno dalla banchina del mercato ittico verso le 8.30 del mattino, accompagnati da rappresentanti delle istituzioni di categoria che in questi giorni hanno già partecipato a un flash mob spontaneo in tutta Italia. La pesca, conclude Mazzaro, non può e non deve essere criminalizzata da burocrazie che non vivono e non conoscono il mare. Il rischio è fare un regalo enorme alle multinazionali e ai paesi che da sempre sfruttano le risorse marine senza alcun limite o freno. La pesca italiana e adriatica rappresenta invece un valore aggiunto per tutto il territorio, anche in termini turistici e gastronomici. SD Auto.
aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. La segnalazione era partita a inizio marzo da un gruppo di genitori preoccupati che i propri figli potessero farsi male giocando. Nell'area giochi dei giardini Papadopoli, molto frequentata dai bambini degli asili e delle scuole nei dintorni di Piazzale Roma, alcune assi della pavimentazione in legno erano rotte o instabili e necessitavano di evidente manutenzione. Tempestiva la risposta degli addetti del comune, sollecitati attraverso l'apposita piattaforma digitale Dime, che il 13 marzo hanno provveduto a recintare tutta l'area giochi e a interdire l'accesso ad adulti e bambini. Da quel momento però più nessuna notizia, parco giochi chiuso e nessun ripristino in corso, con buona pace dei molti bambini che lo frequentavano. Perplessi, mamma e papà, che speravano in una risoluzione veloce, vista l'entità minima delle riparazioni. Eravamo contenti che il comune avesse chiuso il parco, commenta un genitore, ma credevamo fosse una cosa rapida. Bisognava aggiustare solo una staccionata e sistemare alcune assi di legno rotte. Allarga la discussione un altro genitore. Già i parchi gioco a Venezia si contano sulle dita di una mano. Andrebbe fatta manutenzione costante e rapida. Sono fondamentali per le famiglie, specialmente quest'anno che le attività sportive al chiuso non sono state possibili. Un papà prova a sdrammatizzare. Il mio falegname, che ha 70 anni, sistemava tutto in 4 giorni. Sono passati 3 mesi, fatti. Dei giochi all'aria aperta, infatti, non si può fare a meno, soprattutto dopo un anno e mezzo di pandemia, con asili aperti a singhiozzo, attività sportive limitate e i muri di casa a fare da sfondo a giornate sempre uguali. Lo sanno bene tutti i bimbi e i genitori veneziani che di spazi per il gioco a disposizione nella città d'acqua ne hanno sempre meno. Il centro SINLAB Data Medica di Chioggia amplia la propria offerta diagnostica e propone, oltre alle consuete analisi mediche, anche un servizio di tamponi molecolari qui nella sede storica di Campo Marconi. Grazie a questo nuovo servizio è possibile, presentandosi in questo centro in orari dediti, eseguire il test di riferimento per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 con un risultato affidabile e sicuro, ed inoltre questo test permette anche di riconoscere le varianti del virus ad oggi note. E le modalità per la prenotazione? La prenotazione è molto semplice, infatti si può fare online utilizzando la nostra piattaforma sincoda.sinlab.it. Uno in questo modo sceglie il giorno e l'orario utilizzando le fasce di orari messe a disposizione dalla struttura. Una volta fatta la prenotazione si riceve un SMS ed una mail di conferma, per cui poi basta semplicemente recarsi nel nostro centro nel giorno fissato per eseguire il test. Ma poi una volta fatto l'esame per avere il referto e quanto tempo ci vuole? In queste ultime settimane in realtà abbiamo potenziato notevolmente la nostra attività proprio per dare al cittadino una risposta rapida ed efficiente. Di norma il referto lo si ottiene dopo un giorno lavorativo scaricandolo online. Per esigenze particolari è possibile avere anche il referto in lingua inglese.